Dal Vangelo di Marco. Diceva Gesù: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio, o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape, che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato, ai suoi discepoli, spiegava ogni cosa. Sorelle e fratelli carissimi, dopo una serie di feste che ci hanno accompagnato nel passaggio dal tempo di Pasqua al tempo ordinario, l'Ascensione, la Pentecoste, la Trinità, il Corpus Domini, con questa domenica riprendiamo il percorso appunto ordinario del nostro cammino annuale insieme con Gesù. E il menù del Vangelo di oggi ci presenta due piccole parabole che parlano di terra, di semi, di spighe, di frutti. Per questo motivo la buona novella vi raggiunge da questo campo di grano già maturo, quasi pronto per essere mietuto. Un campo nel quale ci siamo già soffermati quando durante la Quaresima abbiamo parlato del chicco di frumento che deve morire per poter portare frutto. Quella immagine del chicco che muore oggi la possiamo vedere nello splendore della sua realizzazione, la spiga matura, piegata per il peso dei chicchi che in essa sono contenuti. La prima di queste parabole è tipica del Vangelo di Marco, la seconda, quella del granello di senapa, invece Marco ce l'ha in comune anche con Luca e con Matteo. La prima parabola ci toglie l'ansia da prestazione, perché ci fa comprendere che non tutto dipende da noi. C'è qualcosa che io e ciascuno di voi dobbiamo fare, c'è qualcosa che le nostre comunità cristiane devono fare, ma non è tutto, perché la parte più importante, quella la fa il Signore. A noi spetta la semina, il mettere nel terreno il seme confidando nella sua forza, anche se all'inizio lo vediamo piccolo e secco. Ha una forza interiore che gli permetterà di germogliare, di crescere e di maturare. A noi spetta preparare questo terreno, accompagnare la crescita del seme, ma a noi non spetta né determinare i tempi né determinare i modi della sua crescita e della sua maturazione. Questo spetta al Signore, ce lo ha detto il Vangelo. Come il seme cresca, il contadino non lo sa. Anche se dorme, anche se veglia, il seme cresce lo stesso. Anzi, una troppa invadenza del contadino potrebbe impedire, rallentare la crescita del seme stesso. Dobbiamo saper pazientare, dobbiamo saper attendere, dobbiamo saper aspettare che la forza del seme si sviluppi, che la provvidenza di Dio faccia il suo percorso. Il Vangelo di oggi quindi ci richiama all'ordinarietà.
ci richiama alla vita di tutti i giorni, che non è fatta di flash eclatanti, non è fatta di annunci roboanti, ma è fatta di silenzio, è fatta di quotidianità, è fatta di cose semplici che però sono le più grandi meraviglie della natura e della creazione, sono le più grandi meraviglie che ci permettono di lodare il Signore per il miracolo della creazione stessa, il miracolo della sua provvidenza in azione. Impariamo allora a seminare e impariamo ad attendere. Quello che una nostra parola, una nostra testimonianza di vita può fare, noi non lo possiamo immaginare, noi non sappiamo dove può giungere. Certamente ci viene chiesto, come già accennavo, di seminare, perché se non si semina, dal terreno non si raccoglie nulla. Se si semina, si può raccogliere poco o molto, grano pulito o insieme alle erbacce, ma comunque si raccoglie. Quindi a noi viene chiesto di testimoniare e di annunciare. Poi la crescita la mettiamo nelle mani di Dio. Poi dobbiamo saper attendere. E anche la seconda piccola parabola, quella del granello di senapa, è una parabola che ci libera da tante ansie e anche da tante frustrazioni, quelle dovute alla piccolezza del seme. Tante volte noi ci meravigliamo della piccolezza della Chiesa, della piccolezza delle nostre assemblee, della pochezza dei contributi che abbiamo in parrocchia. Pochi preti, poche religiose, pochi religiosi, pochi laici che si impegnano. Ma la piccolezza da sempre è lo stile di Dio. Dio ha scelto il più piccolo fra i popoli, il popolo degli ebrei. Dio ha scelto la più umile delle ragazze, Maria di Nazareth, l'ultimo villaggio di tutta la Palestina, mai nominato nell'Antico Testamento. Dio ha scelto che questo bambino nascesse in una famiglia povera, che facesse il falegname, l'umile mestiere del falegname. E poi Gesù, diventato adulto, sceglie 12 pescatori e peccatori, eppure il seme della parola da lui annunciato, passato attraverso la collaborazione dei suoi 12 apostoli, è giunto fino a noi oggi. Quindi non preoccupiamoci della piccolezza. Il chicco di senape, ci ha detto il Vangelo, è il più piccolo fra tutti i semi. È un puntino nero sul palmo della mano, ma una volta deposto nel terreno diventa l'albero che fa la pianta più grande di tutto l'orto. Il chicco di senape arriva anche a 3 metri di altezza. Certo, noi siamo un po' come il popolo degli ebrei, che si paragonava non al chicco di senape, ma al cedro del Libano, il re di tutti gli alberi, che raggiungeva anche 100 metri di altezza. E la prima lettura dal profeta Ezechiele ce lo ricorda. Ma Gesù sceglie invece la senape, sceglie questo piccolissimo ortaggio che viene seminato e che poi cresce più di tutti gli altri alberi ed è disposto a fare ombra a chiunque si avvicina, è disposto a dare dimora agli uccelli del cielo. Fuori dell'immagine significa che anche se siamo pochi, anche se siamo piccoli, noi possiamo essere ombra, ristoro per le persone a noi vicino, possiamo essere casa, possiamo essere abitazione per coloro a cui noi ci avviciniamo o che ci si avvicinano. Un'altra caratteristica della senape è che essa raggiunge tutti gli spazi, tutti i luoghi. Si parte da un piccolo seme e poi questo seme si espande ovunque nel terreno. Ed è proprio così che accade alla parola di Dio, è proprio così che accade al regno di Dio. Si espande, si diffonde come non lo sappiamo, fin dove non lo sappiamo. Certo, ci sono le indagini della sociologia religiosa che ci dicono che sono sempre meno le persone che si battezzano, sono sempre meno le persone che partecipano all'Eucarestia domenicale, sono sempre meno le persone che ricevono i sacramenti. Ma non dobbiamo scoraggiarci. Il Signore ci invita a confidare in Lui, ricordando un vecchio proverbio popolare: fa più rumore un albero
albero che cade che una foresta che cresce. Con questo spirito nel cuore vi auguro una buona domenica e arrivederci alla prossima puntata.